spada. E dicevamo? Che questa è la sala sotto dei convegni. Questa sala dei convegni, c'è questo risucchio abissale un po' inquietante. È la sezione delle carceri sotterranee. Probabilmente questa era una cisterna con gli scolatoi dagli quami. Quami organici, fisiologici, con del piani di scorrimento, e probabilmente il centro di qualche macina o comunque o cisterne, ecco, perché poi e qua sotto non è, ecco. Tenevano i prigionieri. I prigionieri probabilmente qua, questa era la zona c'era troppe persone, li infilavano troppo comoda, troppo comoda. Oh mio Dio, per rendere più penosa la pena, vedere come erano che ridotte buche. E dormivano stive da pollame e stavano qua gallina, dormivano qua sotto, qua sotto dormivano in quei buchi lì, quei loculi lì, madonna, altro che. Diciamo i lager, ma questi qui sono peggio che lager, siamo in Italia. E anche qua, insomma, hanno imparato bene la lezione. Altro che. E qui tenevano i prigionieri. Mio Dio. Le famose famigerate prigioni della Palma. Tutta la struttura è conosciuta. Stavano sotto qua, camminavano sotto e poi stavano in quei buchi a dormire. Sì, ma è più facile che stessero veramente dentro che non uscissero neanche. Mio Dio. In piedi non ci si sta comunque, a malapena in piedi. Se bassi. E questo era il carcere, se piccoli. Mio Dio, che roba. E insomma, ci vorrebbe come alcuno può pensare, niente. Sì, queste cose. Anche banale, insomma. Queste cose. Una considerazione di tal genere. E qui l'oggio, come giustamente dice lei, affluiscono anche i rifiuti. Probabilmente sì, era questa la zona. Ed è qui assolutamente, non si potevano muovere. Si pensa che era sotto, ma noi ora lo vediamo, perché sono questi spicchi di visione. Di vetro. Perché è una sala, ma ha detto. Se si immagina prima un lastrone sopra, questi lastroni d'Ardesia sopra, non questo rifatto, riportato. Sì, questi qua. Marmaccio scadente rispetto all'arenaria locale. Questa è terra. E questi coprivano queste cose di vetro. E quindi loro erano praticamente al buio. Ecco, quello volevo far riflettere su quello. Sì, sotto ci sarà stato sicuramente, prende da fare sotto c'è addirittura sotto c'è una sì c'è una specie di finestrella giusto per appena ecco per il minimo di sopravvivenza, ma proprio minimo ma da qua penso che proprio non uscissero vivi no. È veramente una cosa allucinante, ma erano prigionieri stranieri che mettevano qua o anche i nostri italiani? Erano prigionieri di guerra, certo, ma probabilmente anche politici e non erano controllati, né controllabili, insomma, le operazioni, tutto quello che succedeva come al solito. Il sequestro e di cattività. Sì. Proprio. Comunque il significato è enorme se si pensa che qua sopra invece c'è tutta la cultura, qui c'è la cultura, si premia. Spirito della dimensione umana sull'abiezione, no? Certo. Qui si premia le persone, invece sotto. Qua si premia i meriti, le qualità umane, artistiche, culturali. E intanto che si premia si guarda sotto. Persone che magari a volte neanche cercavano, veramente aberrante. Spregevoli, infami, aberrante. Abietta e aberrante. Lì c'era una scaletta che magari qualcuno andava su. Ah no, qui c'era proprio il letame che andava giù. Sì, probabilmente. E lì c'era la scaletta che magari bastava tirare sulla scala era e basta. Irraggiungibile il piano superiore.
quindi dovevano stare la là. La chi stava là, stava là. Stava lì, era condannato da quelle erano le condizioni proprio quando era. Alla fine li buttavano lì e basta, e da lì non venivano più su. Praticamente questi che abbiamo visto prima, quei buchini dove dormivano, erano in condizioni migliori di proprio. Sì, sì, era l'ultimo stadio. Qui era l'ultimo stadio che proprio erano in fondo. Poteva anche interpretarsi così, sì, come cultura, no? Fiora l'occhiello, in quanto questo laboratorio di archeologia e biologia. Ah, era uno studio, insomma, qua. Marina, quindi studi, applicazioni di proprio sul campo, no? Sul mare, proprio. Dai reperti al livello delle condizioni ambientali dell'ecosistema, del mare, della fauna, della flora marina, insomma. Doveva essere il centro di studi? Centro di verifica costante delle condizioni, dello stato buono del naturale, insomma, dell'ambiente, il polso della situazione dell'ecosistema. In realtà mancano poi i fondi per mandare avanti una struttura del genere. E quello che dispiace, che vuole davvero, pensare alle condizioni. Questi comunque sono macchinari nuovi che hanno messo. La pregevolezza, l'altezza, il valore di queste attrezzature che poi inevitabilmente sono soggette anche al rinnoviamento, al superamento. Questa è opera del comune che ha messo qua della. Sempre comune, soldi della regione, del fondi europei per la precisione e che ancora non sono utilizzabili, non si possono utilizzare. La spesa è andata appunto alla ristrutturazione, all'allestimento di queste sale, poi mancano soldi per pagare stipendiari tecnici. Certo. C'è per esempio la struttura su alla serra, sopra l'Erio, sì. No, il capestro lassù qua non possono utilizzare il luogo venire, quindi queste attrezzature sono così inservibili, inutilizzate. È un peccato. Occorrono dei fondi, siamo sempre lì. Un dato di fatto. Sì. Anche solo per mantenere una struttura del genere, anche solo per la luce, acqua, eccetera. Tutto, problema, sì, è grande, è enorme. E poi la manutenzione, perché alla lunga. Eh sì, bisognerà Rintervenire su queste, di volta in volta, sugli stessi mattoni messi a nudo, perché certo. Bisognerà dare ripulirle. Sopra una passata di fissativo, di un gel o qualcosa per certo. Neutralizzare il deterioramento dei mattoni, delle pietre. Gettava il cannone, poi usciva il cannone con la bocca da fuoco, cannone che correva su questo binario internamente, qui c'è un binario nel di nuovo lì la vita, segnale della vita che si ribella alle pulsioni di morte, la vita che prepotentemente si affaccia e si afferma contro la volontà di morte. Guardi il fico, dove è nato, in una briciola di terra, in uno spicchio di luce. È una cosa meravigliosa quel fico. Certo. Ha visto? Non riesco, fico, dove? Qua sopra, il fico. È un miracolo della vita. Della natura. Ma sai che lo sto guardando adesso, Io l'ho fatto notare perché io sono un poeta che ama il dettaglio, particolare, fecondo, vitale. Ma come ha fatto a nascere là quella pianta? È un segnale di vita montaliano, sbarbariano, ecco. Ma pensa, dalla roccia nasce. Dall'unica breccia, l'unica smagliatura, dall'unico buco che c'è nella roccia, nell'arenaria, nel buco d'aria, nell'arco è nato questa pianta di fico. Ma si può, ma guardi che sembra un miracolo, c'era un anello, nell'altro probabilmente c'era qualche altra caviglia, qualche altro anello, poi ma pensate, e da lì è nata la pianta, eliminata la caviglia o l'anello, ecco. Non l'avevo proprio visto, sa?
C'è caduto un seme. Un seme, ho dovuto fare la pianta. E va avanti, bella rigogliosa, eh. È la vita che continua, anche in queste... La vita che continua nel luogo della morte. Nel luogo della morte. È stato il luogo della morte. È il segno della vita prepotente che si afferma e continua. Mettiamo un cielo qua. Questo... Ecco. Corridoio centrale correva il binario su cui appunto scorreva il corpo del cannone per uscire. Per uscire. Con la cupola dal cortile. È un bello spazio. Era quindi una mola imponente quella del una cannone. Una mola, sì, sì, sì. Molto. Di un livello tecnologico avanzato. 50 metri, pensa, 100 metri. All'inizio del Novecento, fino all'Ottocento, quel cannone era di davvero di dimensioni enormi. Enormi, imponenti, ma anche avveniristiche, perché no, si pensa di alto valore tecnologico. Siamo ai di fronte invece alla mostra che ha allestito, la mostra di fronte. Ecco, qui c'è Jessica Carr, qua c'è la prima parte, qui quei marmi. Abbiamo visto il marmo rosa. Questo è di nuovo marmo Porzoro, questo qua a sinistra. È sempre marmo di... Questo marmo Porzoro. Questi due marmi di Carrara, questo è di origine addirittura svedese. Questo è proprio il tipico marmo di Carrara. Quello invece è Porto Venere. Questo, il nero è quello di Porto Venere. Sì, con le venature d'oro. Con le venature bianche. Venature bianche e d'oro. Più pregiate queste d'oro. Così, eh? Rappresentano fagioli, il mondo vegetale, fagioli. Sì, in effetti. E poi sì, sì. Il tema dominante, il tema conduttore. Come cantavano i giganti qualche anno fa. Mettete dei fiori nei vostri cannoni. Abbiamo messo i fagioli. Ah, lì c'è il bacello. Il fagioli a posto dei proiettili. Qua di nuovo troviamo. Qui c'è proprio il bacello del fagiolo. Il fagiolo. Ma che borlotto, proprio un bel borlotto. Un borlotto. Il marmo rosa questo. Sempre quel marmo, è bello, questo rosa e grigio di Canada. Sì, 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 sì. E qui abbiamo il marmo. Sempre marmo di Carrara, che ritrae un microscopio. Sempre il fagiolo? Col fagiolo, guardate al microscopio. Ma cosa rappresenta il fagiolo? Cioè, proprio la natura? Ma, cioè, i terreni qui... L'interpretazione è libera, quella della scultrice può essere uno. Poi ognuno ci può vedere. Che è la scultrice di questo? Vedere e sentire quello che vuole. Jessica Carr. Jessica Carr. Ma di cos'è il fagiolo? È la natura, è un mondo, secondo me, il verde. È un natura. Mondo concluso in sé, perché indica la rotondità, la perfezione di una dimensione sì. In sé conclusa. Quindi la bellezza, la rotondità, la compiutezza della natura e quindi il segnale della vita in sé compiuto come messaggio anche di armonia di e di vita per i posteri riconsegnata, ritrasmessa. Il fagiolo ancora qua. E qui l'abbiamo visto il fagiolo, no? Ad apertura il fagiolo in marmo Porzoro, qui vediamo i proiettili. Tutti a forma di fagiolo. Fagioli. Fagioli come proiettili, no? E il cannone. Anche lui. Il cannone che ovviamente ha un significato particolare, no? In questa fortezza. Il cannone bianco che non può sparare in quanto bianco e riproduce però anche il destino di un cannone che non ha mai sparato, anche se per c'era qua ma non l'hanno mai usato. Altri motivi, no? Questo invece è un cannone che volutamente non spara, questo cannone di ceramica bianca. Quindi diciamo c'è l'aspetto positivo del non sparare. Della pace, del non sperare. Che non spara.
Questi sono 4 anni, sono già rotte. Questo è il moderno. Questo è il moderno, già rotto, perché fatte senza nessun criterio né logico né architettonico. Vuoto sotto. Si può lavorare coi piedi così per l'avere proprio messo su. Ecco. Una cosa vergognosa. È un pavimento, d'accordo. Un pavimento fatto 4 anni fa. Ecco. Male. Va bene male. Che è per i piedi, ma farlo con i piedi, va bene che è qualcosa per i piedi, ma fatto con i piedi. Ma proprio fatto con i piedi. Mentre abbiamo senza mettere dei travertini, delle traverse. Niente sotto, proprio. Sotto vuoto. Sotto vuoto, si può cadere dentro. Mentre abbiamo le costruzioni che resistono dai secoli, magari queste proprio dai secoli. Che ha esposto qui fino a agosto. Come si chiama? Stefania Pignatelli. È un nome illustre. Pignatelli, nobile Pignatelli. Di Roma, vive da qui. A lei costruisce sul ferro? Cioè... Sì, è una arte composita, ferro e figure, ritagli. Ah. Cioè queste foto lei le inserisce? Lei ha fatto fare da un fabbro, ma insomma comunque ha montato, composto queste strutture in ferro. Strutture. Che questo è bello. In scianza. Un altro valore simbolico, gli occhi in gabbia si intitola. Ah, questo si intitola tutta la mostra, occhi in gabbia, a indicare la condizione della donna che ancora oggi insomma la donna sconta in gabbia. Sì. Condizioni di condizioni in alcuni paesi poi. Condizioni di condizionamento, insomma, condizioni di oppressione, di coscienza e anche espressione psicofisica, coartata, cioè, no? Impedita, oppressa, pensi al mondo islamico. In effetti. Siamo passati davanti alle donne con lui, perché ancora più donne. E si vede che lei proprio... Queste trifore, sì. Questi trittici, i trittici. La donna. E questo ovviamente è il riferimento più flagrante, no? Sì, qui abbiamo le attuale donne. Attuale islamico. Le donne di colore, attuale. È la condizione della donna sempre, che lei vede ancora come segregata. Segregazione. Sì. Mi facevo notare che c'è una segregazione ancora imposta e poi una prigionia, una schiavitù, una condanna che la donna sceglie da sola, però purtroppo dopo tanti... Perché si vede anche questi visi qui di donne bianche, non hanno il viso di donna felice. No, sono donne sfinite, sfiorite. Stanche proprio. Sì. Violentate o finite dalla vita. E queste sono sale che voi date alle persone che sono questi grandi sale artisti. Date in affitto per dare lustro alla struttura e insieme ricavare qualcosa che possa mantenere, possa consentire il mantenimento della struttura stessa, insomma. Pensi a questi sostegni, veramente, a queste putrelle originarie, d'epoca, siamo fino a 800, inizio 900, fino a 800. In prime fusioni in ghisa. E per poter tenere in piedi tutto questo.
pensi alla responsabilità di queste colonne. Vengono in piedi un castello. È tutto sulle spalle. Un castello. Tutto sulle loro. Venite, che meraviglia. Blocco unico di granito che scandisce, no, la sequenza del portore. Questo è originale, no, questo è granito probabilmente importato, perché non è locale questo. Non è locale quello. Che io sappia, probabilmente dalla Sardegna è l'uomo dei graniti, però non so da dove venisse quello. Adesso. Queste sono le finestre che ci sono. La finestra, questo è un pezzo della... Ha sempre il valore simbolico. Tutto, no? Con i chiodini. Ah, sì. E il significato simbolico della scala. Verso la luce, la scala che va verso la luce. Brava, verso la luce, verso la salvezza, verso la redenzione, ma comunque pieno di chiodi, con la via del paradiso, non la sprecata di spine, sì, di sofferenze. Quindi. Per poter andare verso la luce. Ecco. È duro, la scala è chiodata, indica il sacrificio, le ferite. È un'opera sempre della stessa. È un pezzo dell'opera, sì, è un'opera, un pezzo della collezione, della mostra della scultrice. Ecco qua. Questa era propriamente la zona delle caldaie. Delle caldaie che dovevano muovere tutto. Il cannone. Quindi caldaie a vapore, carbone, caldaie a vapore, quindi vapore, con il vapore si muovevano pistoni, cilindri, meccanismi, congeli, no? Sofisticati, già all'avanguardia, di alta... Ma questi erano di allora, no? No, queste sono state convertite poi. Convertite? Qua era il posto delle caldaie. Questo poi è stato convertito in un altro tipo di caldaie. Certo. Questo è stato ora di depuratori, distillatori per il laboratorio di ecologia marina. Mai esistito. Anche questo. E poi hanno subito la sorte del cannone i due laboratori. No? Sì, il cannone mai usato e i laboratori neanche. Sempre però per mancanza di fondi, in questo caso. È stata una benedizione per il cannone. Che il cannone non abbia sparato e che ci abbia consegnato proprio questa struttura. E insomma, piuttosto una iatura invece, no? Che no, che non funzionino questi. Questi che potrebbe essere un questi centro di ricerca. Questo è un altro, sì, un altro centro di approfondimento, di ricerca. Uscita dal castello museo, sto facendo il giro, vado su l'isola Palmaria attraverso questa stradina mulattiera. È una bella passeggiata, hanno detto ci impiegherò grosso modo 2 ore, però mi piace camminare, dunque non c'è problema. Sono in compagnia delle cicale. Comunque si vede sempre il mare, eh? Sugli alberi, sì, la stradina è mulattiera, ma il mare è sempre a 2 passi da noi, con quest'aria bella, fresca, perché si vede il mare attraverso questi alberi, eh? Ok, ciao ciao! Allora, siamo quasi arrivati alla vetta dell'isola, 2 chilometri ancora. Rosa pedala. Qui, siccome siamo a 2 chilometri, c'è un piccolo spazio dove, volendo, taluni possono portarsi su la colazione e fare una sosta. Ma io, in effetti, siccome stamattina ho fatto una colazione abbondantissima, cappuccio, brioche, crostata, 2 fette di ananas, 2 bicchieri di succo di frutta, basta di mangiare proprio, non se ne parla, non ho proprio fame, sono le 2. Proseguo imperterrita verso la vetta. Ciao ciao! Sto quasi arrivando alla vetta dell'isola di Palmaria. C'è molto molto verde. Tanto silenzio. Beh, ci sono le cicale.
È una bellissima passeggiata. Piano piano ci sto arrivando. Adesso vediamo perché ci sono delle piante proprio particolari che crescono solo a queste altezze. Di qua abbiamo il biancospino selvatico. E questo bianco in mezzo al verde è veramente molto particolare. A me poi decisamente la natura piace tantissimo, eh. In lontananza si sente il fruscio del mare contro gli scogli e le onde. C'è un'arietta fresca, guarda, si sta di bene. Ok, ciao ciao! Sono in cima e ho trovato finalmente un fiore che è soltanto qua, è l'orchidea selvatica. Ha un profumo, è splendida, splendida. Si trova soltanto a queste altezze e solo nell'isola di Palmaria. Adesso ne prendo un po'. È un fiore protetto, eh. Ne prenderò uno soltanto per ricordo. Finalmente sono in cima e allora sulla roccia ho scritto il mio nome, Rosa Ruffa 2705. Eh sì. Sì. Qua siamo proprio in alto. Sono sull'alto dell'isola di Porto Venere, dell'isola di Palmaria. Ecco il panorama che si vede. Tutta la costa. La costa dell'isola di Palmaria. Qui dovrei andare a vedere le grotte, la Grotta Azzurra, le Tre Bocche. Vediamo, in questi giorni ci vado. È un posto da favola, veramente. Sempre qui dall'alto sono in mezzo al verde. Ecco, ci sono i coniglietti selvatici che escono. Guarda che meraviglia! Ce n'era prima un gruppo, hanno visto me, sono scappati via. Sono sull'isola Palmaria, molto in alto. Proprio alla fine. Se ne vede diversi che vanno in giro da soli. Sono liberi, eh? Vivono proprio allo stato bravo. Coniglietto, coniglietto. Hola. Adesso io sono in distanza, ho fatto lo zoom, lui non mi vede. E mangia l'erbetta. Qui ce n'è un altro. Guarda, guarda come mangia. Certo,
ce n'era tantissimi prima. Il tempo di prendere la cinepresa qua. Che bello, ragazzi. Michele, Rosanna, Antonella, Vincenzo, Paola, faccio l'appello? Non ci saranno le discoteche, però. Ne valsa proprio la pena, eh. Ecco un altro coniglietto, eccolo lì che sta venendo su. Oddio, forse si è accorto di me. Coniglietto selvatico. Che simpatico, guarda come mangio l'erbetta. Eccolo lì. Sono sull'isola Palmaria, proprio sull'isola, sull'isola. E questi coniglietti vanno in giro da soli, liberi, tranquilli.